Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Oggi parliamo di un film che non è un film di merda, naturalmente, l'avete letto dal titolo, si tratta di Hunger Games, e non è neanche un capolavoro assoluto, però è un film che funziona. Cioè, è un film che quando ho finito di vederlo, ho avuto immediatamente voglia di rivederlo. E il che significa che il film mi è piaciuto molto e che arriva al punto. Dunque, brevemente, la trama di Hunger Games. Nel futuro si è instaurata una dittatura e il mondo è diviso in 13 distretti. C'è un distretto centrale, che è quello dove appunto risiede il potere, e poi 12 distretti molto molto poveri e disagiati, che giustamente sottostanno alla dittatura che si è instaurata. Ora, siccome nel passato questi 12 distretti hanno tentato una rivolta contro Capital City, quindi il tredicesimo distretto, si è deciso che come monito per il futuro, ogni anno, mi sembra, comunque periodicamente, ogni distretto debba inviare in tributo al distretto centrale un ragazzo e una ragazza per partecipare agli Hunger Games. Gli Hunger Games ovviamente non sono dei quiz di cultura generale, gli Hunger Games sono un'arena gigantesca che cambia location di edizione in edizione, in cui questi ragazzi semplicemente devono uccidersi a vicenda. Devono sopravvivere in condizioni estreme, quindi vengono buttati in una città deserta dove ci sono delle macerie, nel deserto, nella giungla. Ogni anno si cambia la location, però il comune denominatore è il fatto che questi ragazzi devono uccidersi finché non ne rimanga solo uno, che diventerà l'eroe di quell'edizione degli Hunger Games. Ora, la trama è molto molto semplice, e soprattutto questa plot di base è molto semplice e ricorda molto altri film, come per esempio The Running Man, quello con Arnold Schwarzenegger, in cui dei detenuti venivano chiamati in questo programma televisivo e venivano buttati in un'arena dove degli assassini professionisti li decimavano ad uno, e Schwarzenegger, ovviamente, come potete immaginare, ribaltava la situazione facendo secchi tutti questi torturatori. Altro film da cui questo Hunger Games mutua parecchio è Battle Royale, che poi non è un film, in realtà è un manga da cui poi è stato tratto questo film molto molto interessante. E se è vero che da Running Man questo Hunger Games prende l'aspetto televisivo, perché anche Hunger Games è un gioco televisivo, quindi in mondo visione praticamente, da Battle Royale invece prende la giovane età dei partecipanti, quindi è un po' una cosa, un misto, diciamo così. Ora, Hunger Games è interessante non tanto per questa trama di base che è piuttosto vista e stravista, è interessante invece per come riesce a porre l'accento sull'aspetto televisivo della cosa. Cioè, voi vi aspettereste da un film come Hunger Games che ci sia una piccola premessa all'inizio, ci venga spiegata la situazione dei distretti, insomma quello che vi ho appena detto, e poi ci si inizi a picchiare per le successive 2 ore. No, Hunger Games in 2 ore e un quarto di film in realtà propone pochissime sequenze di combattimento e fa vedere davvero pochi scontri tra questi ragazzi. Quello su cui questo film pone l'accento è la crescita di questi personaggi come personaggi televisivi. In pratica noi ci aspetteremmo che vengano preparati per il combattimento, che vengano fatte delle preparazioni atletiche, dei corsi di sopravvivenza prima che lo show inizi. In realtà questo viene fatto, ma viene fatto marginalmente. Quello su cui si pone di più l'accento è la presa sul pubblico che questi ragazzi sono costretti ad avere per ottenere sponsor in gioco. Praticamente funziona così. Io voglio sponsorizzare quel ragazzo, ok, gli mando una cassa durante il gioco, gliela mando dal cielo con il mio sponsor sopra per aiutarlo. Ecco, c'è questa forma di pubblicità che costringe questi ragazzi, piuttosto che a preoccuparsi di salvare la pelle, di piacere alla gente. Quindi c'è questo filtro che la camera mette davanti a questi ragazzi, che li trasforma da assassini in personaggi. Semplicemente il vincitore degli Hunger Games diventa una sorta di eroe televisivo, applausi, riflettori, interviste. In realtà il vincitore degli Hunger Games è semplicemente la persona più brava ad uccidere tra tutte le persone in gioco, quindi stiamo parlando della trasformazione di un assassino in personaggio, ed è questo il punto divertente e davvero interessante dal punto di vista sociologico, dal punto di vista del messaggio di Hunger Games. Vi parlo un attimino
degli attori, dell'impostazione del film, perché non voglio spoilerare nulla. Sappiate che questa è l'impostazione del film e mi è piaciuta molto. Ci sono degli attori che mi piacciono davvero molto, a parte Woody Harrelson, che io adoro in qualsiasi cosa faccia. C'è anche Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, che non mi aspettavo mi sarebbe piaciuto così tanto, invece mi ha convinto davvero molto, il suo personaggio mi piace tanto. E la protagonista Jennifer Lawrence, veramente bravissima, ragazzi. Io non mi aspettavo in un film del genere che la protagonista, così giovane e alla fine non è che un'attrice che tu vedi in qualsiasi film, ha fatto diverse cose, però non è che ci puntavo più di tanto. Invece è veramente bravissima. Provate a sentirla anche in lingua originale, perché sai, doppiati in italiano sembrano tutti bravi. Anche Megan Fox sembra meno cagna di quello che è doppiata in italiano. Poi la sentite in lingua originale, sembra veramente un'oca. Però questa ragazza è veramente brava e io punto su di lei insieme ad Emma Stone e a Ellen Page per la prossima generazione di attrici con i controcoglioni di Hollywood. Il film è di Gary Ross e tra poco uscirà un sequel che non avrà la regia di Gary Ross, se non sbaglio, però sarà un sequel ispirato al sequel del romanzo di Hunger Games, quindi che mi sembra il primo libro, il secondo si chiami La ragazza di fuoco. Adesso non vorrei fare confusione. La ragazza di fuoco, perché la nostra protagonista, che si chiama Katniss, questa Jennifer Lawrence, si chiama Katniss, viene presentata al grande pubblico con un abito che prende fuoco. Quindi arrivano tutti i partecipanti di questo gioco con degli abiti sfarzosissimi. Invece a lei viene assegnato questo vestito insieme al suo compagno del distretto 12, questi vestiti che prendono fuoco. Ecco perché la ragazza ha di fuoco. Ora non vi dico chi vince il gioco, non vi dico come funziona il tutto, vi dico solo che ha soltanto qualche piccola calata di stile in alcuni punti. Prima calata di stile penso sia all'inizio, che è leggermente troppo confusionario, sia nelle meccaniche narrative, sia proprio nelle meccaniche visive, quindi sempre camera a mano molto mossa, molto sfocata. Hanno giocato molto su questa cosa per introdurti di colpo nel film senza fare un prologo troppo lungo, troppo palloso. Ci sta, va bene, però può dare un po' fastidio. Un'altra cosa che un po' mi ha turbato è la sequenza della protagonista Katniss che si arrampica su un albero. A un certo punto, sotto di lei ci sono dei nemici accampati, cioè altri ragazzi partecipanti al gioco. Lei fa cadere un alveare di un tipo molto, molto aggressivo di Vespa addosso a loro e lo fa tagliando il ramo che tiene fermo l'alveare. È un ramo spesso così, ragazzi, lo taglia con un coltello. No, ci metti una settimana per tagliare un ramo di quelli e bastava poco per non fare questa scena che veramente è improponibile, cioè, la vedi, non può essere, cioè, la taglia come se fosse salame sto ramo, non è possibile. In realtà sarebbe bastato far appoggiare questo alveare su un ramo sottile, tipo così, e lei l'avrebbe potuto spezzare col piede. Punto, ok? Non è che ci volesse chissà che. C'è questa cosa, ci sono alcune forzature, ad esempio ci sono questi ragazzi che durante il gioco fanno gruppo. Beh, tu sai che vincerà uno solo, vai a fare gruppo? Beh, perché? Tanto sai che alla fine qualcuno, cioè, ti ucciderà se non uccidi tutti tu. Fare gruppo, non dico che sia sbagliato, dico che non viene spiegata bene questa cosa. In Battle Royale invece questa cosa era molto ben strutturata, c'erano dei gruppi, ma i gruppi erano fatti in base a una certa cosa, cioè chi faceva gruppo lo faceva perché era una sorta di obiettore di coscienza e non voleva uccidere nessuno, erano gruppi di difesa, noi non uccidiamo nessuno, facciamo gruppo e ci difendiamo da quelli che vogliono ucciderci. Quindi quello era il senso. Invece qui non viene quasi mai spiegato perché la gente è portata a fare gruppo, a stare insieme. A parte la protagonista Katniss, che a un certo punto cerca di superare i confini del gioco, quindi di uscire dall'area di gioco per andarsene proprio, però viene bloccata dagli strateghi che dal distretto centrale le mandano un incendio perché possono agire sul terreno di gioco come vogliono. Però insomma c'è lei che fa questa cosa, ma degli altri non ci spiegano come mai fanno fanno questi gruppi, facciano queste alleanze, insomma. Fondamentalmente, a parte queste due o tre cose, ci sono anche degli effetti speciali in computer grafica delle bestie che hanno inserito. Funzionano. Io quando ho visto che stavano per inserire dei mostri, ho detto: ecco qua, adesso fanno cagare. Invece funziona perché la scena è di notte, i mostri non sono fatti male, a posto, poi sono semplici, non sono complicati, non hanno le lucine da tutte le parti.
veramente, ragazzi, un film misurato che doveva fare questo e ha fatto questo, senza esagerare quasi nulla, senza pecche, senza buchi di sceneggiatura troppo evidenti o comunque fastidiosi ai fini della narrazione. Io vi consiglio questo Hunger Games e speriamo che il secondo capitolo sia valido come questo film, se non meglio.